Ciao Ijaba, questo incontro, il primo incontro al Festival della Letteratura 2009 a Mantova, che impressioni ti ha dato? C'è stata una grande Sì, folla. no, oggi era interessante perché è il primo di un incontro di tre sull'Africa e sull'Africa in Europa, quindi abbiamo cominciato con gli scrittori e proseguiremo con la scuola per finire a parlare di una particolare scuola, Sinitas, che si occupa di rifugiati. E queste sono giornate organizzate da Lettera 27 che appunto lavora sui saperi dell'Africa in movimento, no? Perché poi noi viviamo in un momento storico molto complicato in Italia, dove proprio l'Africa e gli africani vengono stigmatizzati, vengono rifiutati, vengono respinti. Quindi secondo me è importante parlare di Africa e delle Afriche, della diaspora, che tante interconnessioni hanno con l'Europa e secondo me è importante anche e soprattutto per le giovani generazioni, insomma, e anche per noi che abbiamo anche un momento per spiegare le cose come stanno realmente, insomma. Poi anche a molti italiani, insomma, magari vedendoti, dicono: ah, ma allora tu sei africana, sei straniera, invece sei italiana. Ah, io sono Quindi. italianista, sono romana, come dicevo prima, di Primavalle, adesso che ho cambiato quartiere sono quasi straniera nel nuovo quartiere, è divertente. Però sì, ogni volta sì, mi dicono residente a Roma, parla benissimo italiano, ma come ha fatto a scrivere in italiano? Io dico come? È la lingua, praticamente è la mia lingua madre, è una cosa strana da dire, però per noi è normale. Io so due lingue madri, l'italiano e il somalo, e vedo che nella scrittura queste entrano in interconnessione, c'è cioè proprio dialogano tra loro. E come dice anche un mio amico scrittore Amaro Lacus, noi abitiamo una lingua che non è solo italiano, è la nostra lingua, non la lingua di Amara o la lingua appunto di Jabbo, dei nostri colleghi Chadlen, come Biala Gangme, Nashat El Hashmi. Poi la cosa che mi è piaciuta oggi moltissimo è proprio questo dialogo tra scrittori. Mi sono veramente emozionata a sentire parlare Najat, Chika Unigwe, Najat El Hashmi e Djadelema Biala Gambo, tre persone molto diverse che comunque dialogavano di qualcosa di comune anche, no? Questa Africa che ci accomuna e questa Africa che comunque ci rende fratelli e sorelle e anche compagni di trincea, visto la situazione italiana e europea. Ecco, noi vogliamo che l'Italia e l'Europa cambino, che non rifiutano, non respingano più i nostri fratelli e sorelle somali, etiopi, ghanesi, insomma. È importante ritornare a parlare di diritti umani in Europa, è importante in questo momento storico. È chiaro che la letteratura è una goccia nell'oceano, però una goccia anche importante, credo, perché arriva ai più giovani. Ma secondo te, visto appunto che hai accennato a questo impegno della letteratura per i diritti umani, poi, secondo te ci potrebbe essere un ritorno modello John Baez e letteratura come è stato per il movimento dei diritti civili negli anni Non lo 60? so, vedo che tante cose si stanno muovendo. Perché ci sono magari dei parallelismi, insomma. Sì, no, però ci stanno. Il parallelismo che vedo in questo momento è la rabbia. La rabbia è positiva, però non quella che ti fa distruggere le cose, la rabbia che ti porta a fare, a dire, a comunicare. Comunque vedo un grande fermento in molti colleghi italiani, migranti, figli di migranti, tutti, che vogliono fare. Questo diciamo che è positivo in una situazione che non lo è. Poi chiaramente ogni epoca ha i suoi cantori, ha le sue modalità, quindi chiaramente non siamo Bob Dylan, ma non siamo le Black Panther, però magari lo fossimo, però magari siamo un'altra cosa, no? E allora è importante che la letteratura sia di impegno ma anche creatività, cioè è importante non dimenticarsi che è anche intrattenimento, è anche spiegare le cose, no? Attraverso l'arma dell'ironia, attraverso l'arma dell'intrattenimento e far capire più di tanti telegiornali negativi, insomma. Grazie mille. Prego, ciao a tutti.